Ciao a tutti, oggi parliamo di materiali. Siamo tutti alla ricerca di archi super pesanti, di archi super performanti, di pesi incredibili, pesi rotondi, pesi quadrati, pesi AL, tutto per avere un arco come questo più o meno, avere un arco che deve rimanere diritto. Ma chi l'ha detto? Ma chi ha mai detto una cosa del genere? Volevo dire un'altra parola. Chi l'ha detto? Certo, quest'arco, come lo vediamo, è performante, ma per tutt'altri motivi che spiegherò poi in un altro video. Ma adesso vediamo un po' questa faccenda dei pesi. Perché noi, qual è il problema? Che ci impegniamo, spendiamo dei soldi sui pesi e pochissimo, veramente poco, su buoni istruttori che ci insegnino ad avere una corretta forma di tiro, una corretta tecnica di tiro, una corretta scelta e messa in funzione dei fondamentali del tiro con l'arco. Questi permettono di avere l'arco performante, non i pesi. I pesi sono un'aggiunta in più per minimizzare gli errori, per avere più stabilità, ma dopo che abbiamo ottenuto una tecnica sopraffina. Se non abbiamo una tecnica sopraffina è assolutamente inutile, non aumenteranno i nostri punteggi. Vediamo il tiro di quest'arco, ancoraggio, allineamenti e vedete l'arco è stato perfettamente dritto. Lo vediamo anche con un arco tradizionale. Ecco un arco tradizionale dove prenderemo sotto cocca, come dicono gli archi tradizionali, andiamo in ancoraggio e rilasciamo e vediamo come si è comportato l'arco. Lo vediamo che è un rallentatore. È logico, questi archi sono stati costruiti per avere un perfetto bilanciamento, insomma, abbastanza bilanciati. Ecco, è quello che noi cerchiamo, e gli archi bilanciati, no? No, assolutamente no, e adesso ve lo dimostro. Prendiamo il più sgalfo degli archi scuola. Ecco, questo è il più sgalfo degli archi scuola, vediamo. Oddio! Non esiste un bilanciamento, è un arco super leggero e adesso vediamo se abbiamo una buona tecnica come si comporta l'arco durante il tiro. Mettiamo una freccia qualsiasi, non ha importanza la freccia, prendiamo anche qua più o meno sotto cocca, andiamo in ancoraggio, allineamenti. Incredibile! Non è possibile! Com'è possibile? L'arco non mi è venuto in testa! Non ha scalciato! Com'è possibile che l'arco non abbia scalciato? Scrivetelo nei commenti e io vi risponderò e poi farò un altro video per spiegarvi il perché. Ok? Iscrivetevi al canale, schiacciate sulla campanella, ricordatevi del libro. Tutte queste cose sono scritte nero su bianco. Ciao!